cannelloni al centro, e qua ho dovuto fare i moduli come devono essere poi montati. Su 6 moduli, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
questa mostra temporanea che si intitola Montefalcione il Santo, quindi il legame di Montefalcione e Sant'Antonio, e ho voluto aggiungere questa frase, ecco, ovviamente l'ho sottoposta al professor Martignetti, il quale mi ha dato il suo benestare. Non una storia di altri tempi, perché il legame con Sant'Antonio, lo sapete meglio di me, non è assolutamente finito, ma continua. E il, come si dice, l'input, ecco, diciamo, di questa mostra, che ovviamente poi il professore Martignetti ha messo in opera e che state già vedendo, è una foto del 1900, quindi che ha 117 anni e che potete vedere in una bacheca che affissa qui sul muro della canonica, quindi che potete vedere una fotografia dove viene ritratto il ritorno di una processione. Ovviamente è, come si dice, è posta qui la foto, cioè è stata settata con questo gruppo di persone che è proprio qui davanti, ovviamente per motivi, insomma, di è stata spostata più di là, e dove ognuno potrà riconoscere, chissà, forse qualche suo avo. Non credo che siano più presenti, non credo. C'è anche un sacerdote, forse sarà qualche mio predecessore. E quindi poi il pretesto è stata proprio questa foto. Cosa, come richiamare è un po' la radice, perché io dico che un popolo senza radici è un popolo senza storia, è un popolo destinato a morire, come l'albero. È come mio padre, quando dovevamo fare l'albero di Natale, voleva sempre l'albero con le radici, perché poi poteva ripiantarlo, Poi magari seccavano, purtroppo, perché molto spesso questa è la fine. Legami di persone che sono stretti tra loro da una storia comune e che ci portiamo dentro di noi, dentro la nostra carne, dentro la nostra vita, per quello che siamo, per quello che pensiamo. Quindi è un richiamo al passato, ma per star bene saldi nel presente, per rimanere con i piedi a terra nel presente. Poi ovviamente il professor Martignetti spiegherà dal punto di vista artistico. Ci sono poi ovviamente delle aggiunte che ho chiesto se è possibile fare, ed è questo grande pannello che vedete proprio davanti al campanile, che è la morte di Sant'Antonio. La morte di Sant'Antonio è fondamentale nella vita di Sant'Antonio, è purtroppo fondamentale nella vita di ciascuno di noi, ma è fondamentale nella storia di questo santo, perché in realtà Sant'Antonio, proprio nella morte, raccoglie, morto giovanissimo poi, aveva poco più che 30 anni, raccoglie un po' tutta la sua storia di fede, la sua storia di religioso e di ricercatore di Dio. È stato un grande pacificatore, forse potrebbe essere, speriamo, profetico, ecco, questo pannello, perché forse il mondo intero, ma quindi anche la nostra comunità, forse anche le nostre famiglie, hanno bisogno di pacificarsi, e che quindi, insomma, con questo richiamo alla pace, a estinguere le contese, a deporre le armi, fossero le armi del rancore, delle difficoltà a volte anche di mettere insieme idee e di fare cammini insieme, ecco che Sant'Antonio forse possa essere un po' un nostro monito, un nostro esempio, un nostro richiamo. Questo è un po' il motivo che c'è dietro a tutto quello che vedete, di cui tempo fa si è discusse con il professore Martignetti, espresso questa mia intenzione al sindaco, ecco, di realizzare questa mostra che oggi inauguriamo e che avremo per un po' di tempo qui, esposta davanti a noi. E sarà, spero, non solo, sicuramente, un bel richiamo artistico, perché vedete, insomma, non serve che dico
Ok, vi mostro la bellezza dell'opera d'arte, ma sia ovviamente come pastore di questa comunità, sia per noi un richiamo anche per uno stile di vita sempre nuovo. Ora do la parola al nostro sindaco che ci vuole dire qualcosa e poi il professor Martignetti che esporrà la sua. Buonasera a tutti, con queste nuove sculture dell'artista Giuseppe Martignetti la nostra comunità si arricchisce ancora di immagini sacre, mi riferisco già alla Via Crucis che si snoda lungo il sentiero della Ripa che noi andiamo ad ammirare e che riviviamo la passione del Calvario. Adesso con la storia di Sant'Antonio ritorniamo alle nostre radici, al nostro legame col Santo, a tutta la nostra fede che noi abbiamo nei confronti del Santo. E quando il nostro Don Paolo e il professor Martignetti mi dissero che avrebbero allestito una mostra sulla storia di Sant'Antonio, io sono stata ben lieta perché questo è il nostro legame, ma soprattutto perché questo fa piacere anche agli emigranti. Immaginiamo le persone che vengono qui in vacanza a vedere questa splendida opera del professor Martignetti, che grossa eco può fare anche in America, anche fuori, e questo praticamente per la nostra comunità è una nuova ricchezza. Io che cosa dico? Mi viene in mente, ringrazio innanzitutto il professor Martignetti per la sua opera, per il suo impegno, perché immagino il lavoro che ha dovuto impiegare per fare questo lavoro. È una persona molto schiva, voi lo conoscete meglio di me, come ricca la nostra comunità di queste persone che hanno delle potenzialità che non le mettono nemmeno in evidenza, che sono umili, diciamo. Poi il professor ha donato gran parte delle sue opere. Che cosa dire di questa persona? Grazie, grazie tanto, perché dobbiamo essere grati per tutto quello che fa, perché ci arricchisce di tutto. Che cosa mi viene in mente adesso vedendo queste statue, quella mostra che rimarrà per tutto il periodo, credo fino alla festa, anche dopo, di fare un percorso del sacro, proprio nella Valle del Sabato, stimolare le persone a venire qua per fare questo percorso sacro, perché noi abbiamo tante bellezze a Montefagione, artiste, soprattutto monumenti, le chiese, eccetera, il nostro stato su al castello, quindi possiamo pensare anche a questi itinerari del sacro. E Montefagione in questo modo può crescere anche dal punto di vista turistico, oltre che artistico, oltre che di fede. Complimenti professore, grazie, grazie a nome non solo mio ma anche della comunità, di tutta la comunità. Grazie. Grazie. Niente vorrei aggiungere a quanto già è stato detto, io non saprei, solo che, ecco, voglio dire che tra le altre cose ho colto un'altra occasione, ho preso l'ultimo treno. Speriamo di no. Mi fu fatta la proposta, io accettai ben volentieri, però dopo ho avuto dei problemi, perché studiando un po' la vita di Sant'Antonio, voi sapete che ha vissuto 36 anni, è morto all'età di 36 anni, tra lui i primi 15 tra studi, preghiere, eccetera. Ed era la sua attività principale, era la predicazione e la confessione. Ho avuto dei problemi, proprio perché la breve vita innanzitutto, poi l'attività principale, predicazione, confessione, offrivano pochissimi spunti ad una rappresentazione iconografica. Mi è passata sotto gli occhi quella vecchia fotografia e ho voluto partire, ho intuito che bisognava partire da quella per poi arrivare un po' a trovare degli spunti da poter rappresentare. Questo è tutto, insomma. Don Paolo ha accennato a dei miracoli, per io non che li ho ignorati, è che purtroppo non si prestavano alla rappresentazione grafica, insomma iconografica, sui due aspetti molto importanti, la pace, la difesa della pace, e quindi mi sono concentrato
sul suo intervento nella pacificazione e mi colpì moltissimo quella frase che sta sulla lapide, sulla targa, alla base di quel bassorilievo. Ho dovuto rappresentare anche la morte e Valletta da destra verso sinistra, perché c'è negli ultimi giorni della sua vita, molto malato, sofferente, veniva anche parlato a vista, era ospite del Ponte Viso di la località, insomma, e fu proprio con Viso che lo trovò sofferente e però lucido e espresso il desiderio di essere portato a parla. Infatti rappresenta la prima volta rappresenta l'arco l'isola trovato. Poi il trasporto verso l'altro. Le figure a tutto tondo, dopo il caso di Dio, rappresentano la società civile. Le due donne, le sue, la gente comune. Insieme l'umano e lo spirituale, perché noi dobbiamo sempre concettualizzare con le parole, invece, come si dice, riprodurlo, nel senso artistico si coglie l'insieme, si coglie l'insieme della grandezza di Sant'Antonio, che molto spesso passa, la sua grandezza passa solo perché è il santo dei miracoli, ma in realtà ecco, dobbiamo anche far pervenire alla nostra preghiera la grande umanità che Sant'Antonio ha sempre portato con sé e il professore Martignetti ci ha appena espresso. Noi lo ringraziamo ovviamente, grazie di cuore, veramente grazie di cuore. E grazie a tutti.